Assistiamo al dirompente avvento dell'intelligenza artificiale generativa, una rivoluzione che pone interrogativi del tutto inediti, anche se io non sono certa che dovremmo chiamarla intelligenza. Intelligente è chi fa le domande, non chi dà le risposte processando dei dati. In ogni caso si tratta di una tecnologia che, a differenza di tutte quelle che abbiamo visto nel corso della storia, disegna un mondo nel quale il progresso non ottimizza più le competenze umane, ma può sostituirle, con conseguenze che rischiano di essere drammatiche, soprattutto nel mercato del lavoro, verticalizzando, concentrando sempre di più la ricchezza. Non a caso l'Italia ha voluto che questo tema fosse al centro della sua presidenza del G7, perché vogliamo fare la nostra parte nella definizione di una governance globale dell'intelligenza artificiale, che sia capace di conciliare innovazione, diritti, lavoro, proprietà intellettuale, libertà di espressione, democrazia. Questa complessità, animata da sfide che sono profondamente interconnesse tra loro, ci dice prima di tutto una cosa. I problemi del cosiddetto sud globale sono anche i problemi del nord del mondo e viceversa. Non esistono più blocchi omogenei e l'interdipendenza dei nostri destini è un fatto. Per questo noi siamo chiamati a ragionare fuori dagli schemi che abbiamo conosciuto nel passato. La sfida è un cambio deciso di paradigma nei rapporti tra le nazioni e nel funzionamento degli organismi multilaterali. E l'obiettivo è costruire un modello di cooperazione completamente nuovo.